L'intero cosmo è stato creato dalla verità, è sostenuto dalla verità e si fonde nella verità. Sappiate che questa verità è la realtà immacolata che pervade tutto nell'universo. Incarnazioni del Divino Amore. La realtà è una. I saggi ne parlano in molti modi. Sebbene la verità sia una, i saggi erano soliti spiegarla con nomi diversi. La verità non è proprietà privata di nessuno. La verità non è collegata a nessuna nazione né a qualsiasi fede particolare. Non è legata ad un tempo specifico. La verità trascende i confini dello spazio, del tempo, delle religioni e dei paesi. Le persone di tutti i paesi, aderendo alla verità, e le persone di tutte le religioni e di tutti i tempi, hanno gli stessi diritti. La verità non segue nessuno. Ogni essere umano deve seguire la verità. Il principio morale spiegato da Manu riguardo alla verità è questo. Dato che l'uomo è un discendente di Manu, viene chiamato Manuja, la progenie di Manu. Manu ha stabilito la regola che l'uomo dovrebbe essere preparato persino a sacrificare la sua vita per la verità. Ma a causa delle devastazioni del tempo, dei luoghi e delle circostanze, stiamo assistendo a tutto ciò che è contrario all'ingiunzione fatta da Manu. Per l'uomo di oggi la menzogna è diventata dolce e piacevole, mentre la verità è diventata ripugnante. L'uomo oggi sta compiendo molti sforzi per comprendere innumerevoli cose, ma non fa il contentativo per comprendere la verità basilare. Nell'attuale situazione in cui viviamo sta accadendo proprio il contrario. L'uomo di oggi ama il falso e considera la verità nemica. Gli uomini si impegnano a comprendere tante cose, ma non si sforzano di comprendere la verità, ma è soltanto per mezzo della verità che si possono attingere tutti i piaceri. I sovrani di un tempo governavano sui loro regni solo seguendo la verità. Solo la verità è carattere, solo la verità è religione, solo la verità è vita. Bisogna dire la verità con amore. La debolezza dell'uomo è messa in evidenza dal fatto che dà fiducia alle cose effimere e mondane della materia e vive e si rende nemica la verità, la quale non viene mai meno ed è eterna. Manu rivelò al mondo un secondo aspetto. Non proferite mai cose false anche se sono gradevoli. Non dite mai delle verità che siano sgradevoli. Ogni uomo dovrebbe dire la verità e dovrebbe fare in modo che sia gradita, che sia accettata. La verità non dovrebbe mai soggiacere ad alcun genere di emotività, deve essere gradita e detta con dolcezza. Un cieco non è in grado di vedere, questa è una verità, ma questo non ci autorizza a parlare a lui chiamandolo cieco, perché potrebbe essere offensivo. Non appena udisse quella parola si sentirebbe ferito psicologicamente. Sarebbe rispettata la verità, ma non la persona. Se incontrate una persona che è stata mutilata pur sapendo che è senza arti, non gli rivolgete la parola dicendogli «Ehi, monco», perché questo lo ferirebbe. Questa è la verità, ma c'è anche un altro modo per presentarla.
Non dovreste mai in nessun modo offendere e invocando la verità a vostro sostegno. L'uomo che non si comporta con correttezza perde la propria personalità, che dovrebbe invece essere alta seguendo i principi della verità, da sostenere nel rispetto degli altri. Le Upanishad sono come un filo che tiene insieme tutti i Veda e la principale è l'Eshavasyapanishad. Questa Upanishad è contenuta sotto forma di mantra nello Shukla Yajurveda Samhita. Fino al 39° canto, questa scrittura è un trattato completo riguardo alla via dell'azione, cioè il Karma Marga. Dal 49° in poi ha inizio l'esposizione della via della conoscenza o Jnana Marga e da questo canto inizia l'Eshavasyopanishad. L'azione viene promossa dalla saggezza, la quale trova sostegno nell'azione. Il punto di coordinazione tra la saggezza e l'azione si trova nell'Upanishad. L'uomo dovrebbe quindi compiere tutte quelle azioni che competono al suo stato, dovrebbe intraprendere azioni buone con una buona disposizione d'animo. Dovrebbe essere scevro da attaccamenti che gli fanno attendere una ricompensa per le azioni compiute. Non dovrebbe mai avere il desiderio di godere il frutto delle sue buone azioni solo per il fatto di esserne l'autore. È questo tipo di attaccamento che vincolerà l'uomo. L'Eshavasya Upanishad afferma: all'uomo è permesso godere di tutti i piaceri e successi, purché ne goda con spirito di abnegazione. L'Upanishad ha dimostrato che le azioni compiute con spirito di sacrificio trasformano il divertimento boga in yoga e lo yoga è il culmine divino dei risultati degli esercizi spirituali delle discipline. Il significato di yoga kshemam è questo. Nella Gita Sri Krishna dichiarò yoga kshemam vahamiham. Che nel linguaggio normale yoga kshemam è inteso come un qualcosa che si riferisce al benessere derivato dalla famiglia, dai possedimenti e dagli oggetti piacevoli. Applicare il termine yoga a tali benefici è banale e non è assolutamente appropriato. Lo yoga è lo stato che viene realizzato da chi nato come essere umano, si impegna in vari esercizi spirituali per sperimentare la divinità trascendentale. Lo yoga quindi significa raggiungere quella divinità che non è facilmente raggiungibile, si riferisce alla previsione di ciò che è oltre la visione fisica. Yoga significa sperimentare il divino, quel divino che non è visibile dall'occhio fisico o dall'orecchio o udibile dall'orecchio fisico, ma si trova oltre la portata della mente e del cuore mediante un processo di disciplina spirituale. È il processo di manifestare nella propria esperienza la divinità non manifestata. La parola kshema significa salvaguardare l'esperienza yogica che è stata realizzata attraverso uno sforzo spirituale. Yoga kshema significa quindi acquisire l'esperienza del divino trascendentale e proteggerlo, preservarlo. Questa esperienza trascendentale può essere descritta come boga, godimento, associato a tyaga, sacrificio. Per l'uomo è importante
o essenziale per seguire lo yoga associato a Tyaga. È solo attraverso tale sacrificio che il divino può manifestarsi nell'uomo. Quindi l'uomo non dovrebbe sforzarsi di realizzare il divino ignorando il messaggio delle Upanishad. L'uomo non è semplicemente un'espressione composta dal corpo, dalla mente e dallo spirito. L'uomo ha la prajna shakti, la facoltà della consapevolezza integrata costante. Tutti dovrebbero prendere atto della prajna shakti. Questa consapevolezza pervade il corpo, la mente e l'antakarana. Che cos'è l'antakarana? È l'espressione combinata dalla mente, dal buddhi, l'intelletto, citta, volontà e dalla ahamkara, l'ego. La mente è lo strumento del pensiero costante. La mente è come un deposito di pensieri e dubbi. Un pezzo di stoffa è tessuto con dei fili in verticale e in orizzontale. Ecco, così è la mente. Se sfilate l'ordito in un certo punto, dopo un po' non troverete più il tessuto. Se si disfano i fili dei pensieri, non si troverà più la mente. È come se il pensiero si arrendesse. Sono infatti i pensieri che danno consistenza alla mente, essa la forma dei pensieri di cui è costituita. Citta rappresenta, è il sentimento di un pensiero, il ripercorrere un pensiero. Questa parola deriva da cinta, che vuol dire contemplare. L'intelletto o il buddhi è la conoscenza discriminante, è l'intelligenza divina che consente un'analisi nel campo delle cose effimere per distinguerle da ciò che è eterno. L'ahamkara è l'ego e indica l'identificazione di se stessi con la forma corporea. Se ci si limita a vedere in una persona o in uomo o donna un'apparenza fisica, considerarsi corpo è ahamkara. Aham o ego diventa akara, cioè ankara, la struttura fisica. Nella mente ci sono diverse sfaccettature: la mente propriamente detta, la facoltà discriminante, ovvero l'intelletto, il pensiero memorizzato, l'identificazione del proprio corpo con l'io. Questi termini si riferiscono ai vari ruoli che la mente occupa. Sono nomi diversi in un'unica dimensione, la mente. L'intelletto buddhi è la conoscenza che discrimina, è l'intelligenza divina che consente un'analisi sulle cose effimere per distinguere da ciò che è eterno. Il bramino che celebra i riti nel tempio è chiamato sacerdote, colui che ha i fornelli in cucina è chiamato cuoco. Qualcuno che è dietro a una cattedra è un insegnante, qualcuno che intona i canti viene detto cantore.
I suoi nomi quindi cambiano secondo il ruolo che l'uomo riveste, ma è sempre un bramino. Quando la mente assume tanti ruoli, tante funzioni, prende i nomi di Manas, Buddhi, Chitta e Ahamkaram, ma sono tutti sinonimi di mente. Niente è tanto separato quanto l'antakarana, l'organo interno. Tutti i nostri organi di senso sono oggetto di constatazione esterna e operano verso l'esterno, come gli occhi che vedono e sono visti, le orecchie che odono e sono ascoltate, le narici dalle quali esce il respiro verso l'esterno, sono tutti organi esterni. Invece gli organi interni, Manas, Buddhi, Chitta e Ahamkaram, sono strumenti interni e si chiamano Antakarana. La rinuncia all'organo interno e al piacere prodotto dagli organi di senso esterni viene esemplificato con la parola del sacrificio. Bisogna quindi prima di tutto purificare l'organo interno e per far questo bisogna fare qualcosa. Senza azione la mente non può essere purificata. Ecco perché i Veda hanno dichiarato Cittasya Suddhaye Karmaha. L'azione rende la mente pura. Ognuno dovrebbe compiere azioni buone per purificare la mente. Il citta non può essere purificato se non attraverso un'azione giusta. Cittasya Suddhaye Karmaha. Il Veda dichiara ciò. Il karma, le azioni prescritte, devono essere eseguite per purificare la mente e significa che le proprie azioni devono essere eseguite senza desiderarne i frutti. Non dovrebbe esserci traccia di interesse personale. Questo è stato descritto come Nikshama Karma, l'azione senza desiderio. Questo viene anche definito il piacere unito alla rinuncia. La Issavasya Upanishad ha esposto questa forma di azione in vari modi. Non bisogna astenersi dall'agire. L'uomo è stato dotato di un corpo per compiere delle azioni. Le azioni giuste rendono il tempo stesso sacro. Il tempo è associato al dovere. L'uso corretto del tempo, l'azione giusta e l'adempimento dei propri doveri costituiscono insieme l'obiettivo primario della meta della vita umana. Ognuno dovrebbe compiere buone azioni per purificare la mente. Che cosa si intende per buone azioni? Le azioni compiute senza aspettarsi dei risultati, senza egoismo, sono azioni buone. È necessario agire, compiere azioni. L'azione senza egoismo si chiama Nishkama Karma, ossia l'azione che è senza il desiderio del risultato. Questo tipo di sacrificio, compiuto pur vivendo nei possedimenti, viene spiegato nella Shavasya Upanishad. Non bisogna mai essere inattivi, il corpo è fatto per agire e l'azione santifica il tempo. Il tempo è connesso con delle responsabilità, si hanno dei doveri. Lo scopo principale dell'uomo è far sì che il tempo e il corpo siano sacri e inviolabili. Ma l'uomo come usa il tempo in questo modo? E come usa il corpo?
In ogni istante non fa che pensare a se stesso e ai propri interessi. Come può sperimentare la gioia del sacrificio? L'egoismo trasforma il piacere, boga, in malattia, aroga. L'uomo deve essere uno yogi, non un bhogi, un asceta e non un edonista. Che cosa si intende per piacere o boga e che cosa rende una persona un edonista? Sprecare la vita mangiando e bevendo. Il corpo ha bisogno sì di cibarsi per stare in piedi, ma è di coprirsi per difendersi dal freddo. Ma non è necessario circondare il corpo di attenzioni che non sono necessarie, se si pensa che il corpo non è fatto altro di elementi soggetti alla decomposizione. Un corpo è pieno di fattori patogeni, di materia fecale, urina, sporcizia e va perso vita dopo vita. Esso serve solo per attraversare l'oceano della vita, il suo destino è il decadimento e la sua morte è certa. Sembra un rovo spinoso. Per liberarlo dalla malattia occorre che l'uomo si impegni nel servizio del Signore. Che cos'è la malattia e che cos'è la salute? Siamo circondati dalla malattia. La fame è una malattia e il cibo è la medicina per curarla. La sete è la malattia e l'acqua è la cura. Per ogni malanno si prende una cura appropriata. Il desiderio di piacere è una malattia e per soddisfare questo desiderio uno deve fare qualcosa, altrimenti che cosa può ottenere se non fa nulla? Ciò di cui si ha bisogno è applicarsi a qualcosa che procuri gioia. Se in un piatto ci sono del ciapati e delle patate, non è sicuramente ripetendo più volte il nome ciapati e patate che vi passerà la fame. Per acquietare i morsi della fame bisogna agire con le mani, portando il cibo alla bocca e riporla sulla lingua. Solo dopo aver fatto queste azioni si avrà il piacere di mangiare. Niente al mondo può sfuggire alla malattia del piacere, ma se ci si fa uno sforzo per trasformarla in yoga, ossia nell'esperienza del divino, questa è l'azione giusta. Le scritture dichiarano: colui che mangia una sola volta al giorno è un asceta, yogi, colui che mangia due volte al giorno è un edonista, bhogi, chi mangia tre volte è un malato, rogi. Se poi si mangia quattro volte al giorno, è un morto vivente. L'uomo trascorre gran parte del suo tempo riempiendo lo stomaco anziché impegnarsi a diventare un modello per il mondo. Studenti, tutte le cose del mondo sono deperibili, incluso il corpo, ma c'è qualcosa che dura anche dopo la morte, e questi sono gli ideali per i quali si è vissuto. Dovete sforzarvi di condurre vite ideali. Sono questi ideali che rimangono incastonati nei cuori delle persone per generazioni. Dovete comprendere che quando limitate i vostri desideri e tenete sotto controllo il benessere della società e cercate di adempiere ai vostri doveri, realizzerete l'obiettivo di unire il divertimento col sacrificio. In effetti, la felicità che si ottiene quando si rende un servizio agli altri è fuori misura. È con tale sacrificio che si sperimenta la vera gioia. Mentre quando viene fatto qualcosa con un'attesa di ricompensa, tale gioia non può essere ottenuta. Ricordatevi due cose, dovete dimenticare il bene che avete fatto agli altri. Il ricordo di tali azioni suscitano aspettative e sensazioni di invidia. Un'altra cosa che dovete dimenticare è il danno che gli altri vi hanno fatto. Rimuginare sul ricordo del danno da parte di altri dà origine solo a sentimenti di odio e rancore. Dimenticando allora il danno fatto da altri, vi libererà la mente dai pensieri malvagi. La tradizione indiana si basa su quattro credenze fondamentali. Ogni azione ha il suo inevitabile risultato. Credere nel ruolo dell'avatar,
Nessuno può sfuggire alle conseguenze delle proprie azioni. È una ferma convinzione che ci sia qualcosa di sacro in tutto il mondo. Ogni cosa è sacra. La purezza, la pazienza e la perseveranza sono i requisiti per realizzare qualsiasi cosa. Coltivate queste tre qualità. Gli studenti devono iniziare questo esercizio da ora in poi e sviluppare l'abitudine di unire il piacere al sacrificio. Il vero segreto del piacere sta nel sacrificio. Anche il sacrificio è stato dichiarato come l'unico mezzo per raggiungere l'immortalità. Rinunciare a ciò che è preso è una legge, a ciò che, a, rinunciare a qualcosa che si ha è una legge della vita. Si applica alla respirazione, al cibo e a molte cose. E allo stesso modo dovrebbe essere data anche alla ricchezza che si acquisisce nella società. La ricchezza, significa non solo la ricchezza materiale, ma anche la conoscenza, la borsa di studio o le varie abilità che si possiedono. Le conoscenze che avete acquisito attraverso l'istruzione dovrebbero essere impartite agli altri ed è attraverso questa condivisione che la vostra educazione si arricchisce in modo positivo. Se non condividete la conoscenza che avete, diventa in tutto inutile. Ciò significa che più voi date e più voi crescete. Studenti, siete principalmente interessati al processo di sviluppo della vita, ma dovreste ricordarvi che vi è un processo di decadimento al lavoro. Ogni giorno che passa porta il fine ultimo della vita sempre più vicino. Quindi tutti dovrebbero cercare di svolgere i propri compiti ogni giorno. Ramakrishna Paramahansa ha dedicato tutto il suo tempo, dall'alba alla tarda notte, a contemplare la forma divina del Signore. Prima di andare a dormire, guardava qua e là e sentiva che un altro giorno era trascorso senza che lui avesse avuto la visione del Signore. Quindi ogni momento di ogni giorno provava l'angoscia di non avere la visione del Divino. Gli antichi saggi sperimentarono angoscia simile durante i loro sacrifici per realizzare il Divino. Sono necessarie azioni buone, pensieri buoni per raggiungere la realizzazione dell'atma. Il nostro corpo è come un orologio da parete e quando un gran numero di azioni buone vengono compiute dal corpo, rappresentato dai movimenti della lancetta e dei secondi dell'orologio, quella della mente, rappresentata dai minuti, si muove a sua volta. Quando la mente si impegna nei pensieri puri, l'atma, la lancetta delle ore, sperimenta la felicità. Ci sono tre cose fondamentali nel mondo: la terra, lo spazio e la luce. Questi tre sono essenziali per sostenere il jivi individuale, l'anima individuale. L'acqua e l'aria forniscono il cibo. Senza questi cinque elementi, la vita non è possibile. Dove c'è Atma troverete acqua e aria. L'Atma può esistere senza aria o acqua, ma l'acqua e l'aria non possono esistere senza l'Atma, il divino. L'Atma è eterno, immacolato, effulgente e onnipresente, non dipende da nulla, sostiene qualunque cosa. I cinque elementi di base sono sostenuti dall'Atma. Essi proclamano la gloria del Paramatma supremo. Ogni momento godiamo dei benefici derivati dai cinque elementi. Se non abbiamo l'aria per respirare, soffocheremo. L'aria è presente intorno a noi, ma non è visibile agli occhi, né può essere afferrata dalla mano. Allo stesso modo, il divino è onnipervadente, ma non può essere visto o tenuto in mano, toccato. Può essere solo vissuto come si gusta. Come si vive lo zucchero sciolto nell'acqua, che non può essere visto o estratto, ma può essere gustato. Quando sperimenterete il divino nella sadhana,
Avrete la percezione diretta. Avviate quindi il processo dell'autorealizzazione cercando di sperimentare la beatitudine divina, eseguendo esercizi spirituali prescritti per avvicinarsi al Signore e fondersi in Lui. Quando sviluppate l'altruismo, l'amore, solo allora il divino, che è l'incarnazione stessa dell'amore, sarà sperimentato. L'amore non potrà crescere in un campo sterile d'amore. Dove c'è l'amore, dove l'amore non cresce, nemmeno i frutti dell'amore possono riunirsi. Ecco perché le gopi pregavano Krishna di inondare il nettare del suo amore sui loro cuori rotti suonando col flauto. Studenti, illuminate il mondo intero con la luce del vostro amore. Oggi il mondo è privo di amore. C'è odio tra gli uomini. Il mondo deve essere redento attraverso l'amore.